sono state di tipo chimico e anche chimico-fisico adottate in maniera integrata fra di loro, in maniera intrecciata, in modo che una tecnica potesse supplire agli eventuali deficit di un'altra. Di particolare importanza per la valutazione dello stato di conservazione e anche per la progettazione degli interventi di restauro si sono rivelate le indagini spettrofotometriche e colorimetriche. I contesti in cui siamo intervenuti erano sia con quelli che oggi si chiamano unità funzionali, cioè gli edifici, e sia interi siti, come nel caso di Ercolano, in quanto le dimensioni più ridotte rispetto a Pompei consentivano di adottare una soluzione di questo tipo. E, siamo intervenuti però anche a scala di singolo reperto nelle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sulla quale continueremo a lavorare in collaborazione con Valeria San Paolo per il suo progetto di corpus di quella collezione. Gli obiettivi direi che sono stati in parte tutti raggiunti, in parte più o meno consistente. E il primo obiettivo è il riconoscimento dei materiali, il secondo quello delle tecniche, e buoni risultati sono stati ottenuti anche per la distinzione fra antico e moderno e per la diagnosi dello stato conservativo. Fra queste risposte che abbiamo potuto trarre dai dati dei colleghi archeometri, quelle più interessanti sono state qualche volta risposte certe, in altri casi risposte verosimili, in altri, ahimè, non pochi casi, non risposte. Non sempre l'archeometria può darci delle risposte, al di là che siano utilizzabili o meno. E molto importanti sono state quelle relative alla caratterizzazione dei pigmenti, che hanno consentito di individuare anche tipologie di pigmenti non altrimenti documentati, almeno a nostra conoscenza, come l'untite per il bianco. L'untite è adottato nella pittura, parlo ovviamente delle nostre conoscenze, nella pittura funeraria egiziana, ma non ci risulta altrimenti attestata nella pittura parietale di età romana, forse per carenza nell'ampiezza della base documentaria. E molto interessanti sono state anche le ricerche in cui si è specializzata l'Università di Parma per i leganti. Una ricerca che ha portato ad una risposta in negativo, che è quella dell'assenza di leganti organici, sia nell'insula che noi avevamo scelto come caso di studio, sia a scala di sito ad Ercolano. Laddove sono presenti i leganti organici, e parliamo di cera d'api, uovo, proteine del latte, e paiono limitate agli strati più superficiali, che devono essere quindi considerati esito di interventi moderni di natura manutentiva e conservativa. In particolare, per lo studio dei pigmenti, i risultati più interessanti sono venuti dall'applicazione integrata di tecniche Raman, FTR, supportate da analisi XRF, XRD, SM e EDX, che hanno consentito di caratterizzare dal punto di vista mineralogico i pigmenti, identificare alcuni pigmenti inusuali, come appunto l'untite e anche tracce di lapislazzuli in alcuni campioni, di identificare pigmenti puri e miscele di pigmenti, e per i quali però non è stata possibile proporre ancora una cronologia relativa, perché la datazione assoluta ha un margine di incertezza che non ci consente di datare al decennio. Altri risultati sono stati quella della migliore caratterizzazione mineralogica di pigmenti come le terre verdi, ben note ma di difficile lettura, e di identificare i resti, le tracce dei restauri moderni sulle pitture parietali. Questo è il mio timer perché ricordarmi che devo concludere, non è una telefonata. Vi mostro, no, era intenzionale, era solo per non sforare quei tempi. E fra i risultati più interessanti, qui vedete l'ecus nero della classe del centenario, è l'individuazione dell'uso della grafite per ottenere verosimilmente una maggiore lucentezza in queste pareti nere di gran moda nel terzo e quarto stile a Pompei.
soprattutto nella fase transizionale. E quindi in sintesi direi che i risultati cui riteniamo di essere giunti e che però devono essere ulteriormente perfezionati, ed è questo il nostro impegno, sono quelli della migliore conoscenza del modus operandi, che, in cui è stato possibile riscontrare una grande varietà di ricette possibili, il che ci documenta della coesistenza, accanto alla tradizione artigianale diffusa, di molte soluzioni ad hoc e anche ad persona. Aggiungiamo a questi risultati una migliore conoscenza dell'assetto originario degli apparati decorativi. E altri colleghi poi lavorano anche sul problema della verosimiglianza della restituzione colorimetrica di questi apparati decorativi, ma questo non è il tema del mio intervento. E un altro risultato molto importante è proprio quello di iniziare a distinguere fra la mano del pittore antico e la mano del pittore, perché poi anche i restauratori si definiscono pittori moderni, e questo a mio parere è un problema su Pompei e Ercolano drammatico, in quanto a Pompei e Ercolano si è sempre restaurato in stile mimetico. E quali sono i limiti di questa ricerca? Sono la lunga durata delle ricette dei colori. Quindi molto spesso le ricette non sono un indicatore cronologico per questo motivo, perché erano formule longue durée. Lì quell'imprecisione cronologica, l'inesattezza cronologica dei metodi di datazione assoluta, cioè imprecisione per noi archeologi, non per i detentori primari, e poi l'azione inquinante di cui dicevo prima della vicenda conservativa dei manufatti. Quindi le prospettive per le quali noi continuiamo a lavorare sono quelle della rilettura sistematica dei dati già disponibili, e questo secondo me è un passo fondamentale da compiere, e quindi la banca dati ben venga, anche già sull'edito, e poi continuare a investire risorse ed energie sull'archeometria della produzione, estendendo il campione sia nel numero degli edifici da prendere in esame, sia nell'estensione al sito, ovviamente di Pompei, perché Ercolano è la cosa più semplice, e andando a prendere in considerazione altri contesti. Quali contesti? Contesti vergini. Lo dicevo prima ad alcune colleghe, ho grandi speranze nei dati che a brevissimo verranno fornite dal progetto di messa in sicurezza dei frontiscavo a Pompei, dove si andrà ad incidere sulla collina eruttiva portando alla luce una messe di dati di qualità straordinaria, che spero che i colleghi che dovranno occuparsi ne sapranno adeguatamente sfruttare, condividendo rapidamente i dati. E infine l'ultima prospettiva, quella secondo me più interessante, come vi dicevo, è quella della valorizzazione dell'archeometria del restauro. Per quanto ci riguarda, tutto questo noi lo andremo a fare su un contesto nuovo che ho già fatto intravedere al convegno di Losanna, e che è il contesto di Villa Sora Torre del Greco, in cui disponiamo di un'enorme quantità di materiali mai toccati da restauratori, e che quindi costituiranno un bel terreno di indagine anche per i nostri colleghi archeometri. Vi ringrazio per l'attenzione.